Il 68 è stato nella sua essenza, almeno nelle analisi che ne ho fatto io, un anno di modernizzazione turbocapitalistica della società. Il 68 non ha giovato a un superamento delle contraddizioni del capitalismo, che peraltro oggi sono presenti con intensità sconosciuta a ogni epoca del passato, nel nostro presente. Classismo, alienazione, mercificazione, sfruttamento, sono tutte patologie che il 68 non ha affatto debellato e che anzi sono oggi più presenti che mai, nonostante il 68, ma proprio grazie anche alla logica del 68. Il 68 è stato, in estrema sintesi, un anno di contestazione non già del capitalismo come sfruttamento, alienazione, classismo, è stata una lotta e una rivolta contro il mondo borghese, cioè contro un mondo che con le sue contraddizioni aveva comunque un universo valoriale fatto di religione, di etica, di piccoli valori delle cose quotidiane, che alla lunga non potevano che risultare incompatibili con il capitalismo stesso. La struttura capitalistica è quella che traduce e trasforma il mondo intero in un mercato, o se preferite in un self-service, dove tutto deve essere merce, dove si verifica quella che nei miei lavori ho chiamato la liberalizzazione del costume e del consumo. Free market society. Tutto deve essere merce disponibile, non deve esserci più un superio, sia esso l'etica, la morale o la religione, che pone dei limiti, ma deve esservi solo il godimento illimitato dell'individuo che si ridefinisce come un oltreuomo a volontà di potenza illimitata. Tutto deve essere possibile a patto che ve ne sia sempre di più, che è il principio stesso della droga, se ci pensate. Sempre di più, senza limiti. Senza limiti, tutto deve essere immediatamente disponibile per il consumatore che tanta libertà ha quanta può acquistarne. Ecco, questa è la logica che scaturisce con il 68, vorrei dire, come anno di ammodernamento turbocapitalistico della società. L'odierna società è nella sua essenza sessantottesca, concepisce il progresso come abbattimento di ogni norma, di ogni etica, di ogni religione ancora in grado di contenere il dilagare ogni avvolgente della mercificazione, del classismo e del capitale stesso. Ecco, in questa logica si crea una sorta di miraggio storico, che è quello per cui si comincia a concepire dal 68 l'emancipazione non come lotta corale della società per affrancarsi dai ceppi del capitalismo come società iniqua, classista, di sfruttamento. Si concepisce invece la liberazione come liberazione dell'individuo da tutte le norme etiche, comunitarie e valoriali che ne impediscano lo sviluppo illimitato come atomo onnipotente. Ecco perché dal 68, come scrissi in un mio libro intitolato Minima Mercatalia, Filosofia e Capitalismo, il paradosso è che dal 68 per una certa area politica sedicente emancipativa, che invece tradì completamente nella lettera e nello spirito Gramsci, Marx e tutta la tradizione di quelli che invece concepivano l'emancipazione come emancipazione sociale di tutti, la libertà a partire dal 68 diventa la libertà dell'individuo privato. E il paradosso è che, così scrivevo in quel libro di 3 anni fa ormai, anche 4, scrivevo che il paradosso è che il diritto allo spinello individuale diventa più importante rispetto alle lotte contro l'imperialismo, rispetto alle lotte per i diritti sociali, rispetto alla lotta per l'emancipazione di tutti, alla lotta per il lavoro e così via. Questo è il paradosso del 68 come grandioso anno di ammodernamento capitalistico che cancella completamente le vecchie questioni sociali che il marxismo classico aveva saputo difendere e portare avanti, e lascia subentrare una forma di libertà intesa come visione liberal libertaria dell'individuo onnipotente, che può consumare illimitatamente e financo può consumare se stesso. Il paradosso odierno della società di consumo è che consuma noi stessi, ci autoconsumiamo nella società di consumo e di costume liberalizzato. Ecco, da questo punto di vista, rovesciando una nota tesi di Marx, direi che dagli anni 60 l'oppio diventa la religione del popolo.
L'oppio diventa la religione del popolo e segnatamente di un popolo che pensa di emanciparsi tramite lo spinello, il sesso libero deregolamentato, vorrei dire la deregulation della destra liberista, trova il suo corrispettivo perfetto nell'anarchismo libertario della sinistra del costume post-sessantottesca. Con il paradosso che oggi il capitalismo è davvero una aquila a doppia apertura alare, cioè la destra liberista della finanza che vuole rendere tutto merce disponibile, la società diventa un self-service generalizzato in cui non devono esserci più limiti. Puoi fare tutto, puoi affittare gli uteri delle donne, puoi acquistare la droga, ci sono già in giro anche per le nostre città i negozi che vendono cannabis liberalizzata, avrete visto, no? Il consumatore può tutto, è un atomo energetico a volontà di potenza illimitata, in realtà coestensiva rispetto al valore di scambio, tanta libertà hai quanta puoi acquistarne sul mercato, destra liberista della finanza e sinistra libertaria del costume, che completa ideologicamente la destra libertaria la destra liberista della finanza, dicendo essenzialmente che tutto è possibile, che l'emancipazione è la liberazione dell'individuo da ogni vincolo etico comunitario.